I cinque batteristi che nessuna band vorrebbe mai avere, i cinque batteristi con cui nessuno vuole suonare. Oggi voglio parlare di queste cinque tipologie di batterista, queste cinque tipologie anche di musicista ogni tanto, perché queste cose di cui vi parlerò oggi sono sì per quanto riguarda i batteristi, ma non solo, ci sono musicisti che si rispecchiano molto bene in queste tipologie, pur non suonando la batteria. E soprattutto voglio farvi questo video per dire, siete così, avete delle caratteristiche simili a questa tipologia di batterista? Ecco, state attenti perché magari oggi la vostra band potrebbe dirvi: da domani a suonare con noi c'è lui, cioè non la lampada. Quindi direi che in realtà c'è poco da spiegare, cioè oggi voglio dire i batteristi peggiori, quelli con cui appunto nessuno vuole mai suonare. Ma prima di dirvi tutte queste belle cose o queste brutte cose, in realtà io vi chiederei di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina se ancora non siete iscritti e qui sotto in descrizione trovate tutta la questione live. Sono delle live mie, ma poi più avanti ci saranno anche delle sorprese, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi qui sotto in descrizione comunque trovate tutto. Iscrivetevi, poi ci sono sempre tutti i PDF, ci sono alcune live che rimarranno visibili ancora per un po', quindi iscrivetevi. Possiamo partire. Allora, la prima tipologia di batterista, questa in effetti è una cosa principalmente dei batteristi. Prima vi ho detto dei musicisti in generale, ma questa prima tipologia è proprio la tipologia dei batteristi, e cioè il batterista sì, ma io vado ad orecchio. Allora, vuol dire che magari un batterista ha un repertorio da studiare, una canzone da studiare, ha qualcosa da studiare per la propria band, e lui arriva impreparato con la scusa: sì, ma io vado ad orecchio, perché tanto si pensa sempre che la batteria, tanto basta fare pum, pa, tenere il tempo e più o meno alla fine si arrangia. Questo solo perché non ha avuto voglia di studiare, ma in realtà tu puoi anche tenerlo il tempo il pezzo, ma se poi la canzone non fa quella cosa lì, se il ritmo non è giusto, se gli stacchi che magari ci sono all'interno della canzone non li prendi, farà schifo. Non bisogna trovare delle scuse dicendo tanto la batteria è semplice, tanto si va ad orecchio, perché non è assolutamente così. Ma poi perché se tutti hanno studiato il pezzo e tu non l'hai studiato e trovi la scusa del sì ma vado a orecchio e magari l'hai sentita due volte sta canzone, ci fai anche una figuraccia con tutti gli altri della band. Poi magari non te ne fregherà niente, ma ci fai veramente una figuraccia. Questo in realtà, al di là del fatto che possa essere una cosa antipatica o meno, è anche secondo me un segno di poco rispetto verso le altre persone, perché magari le altre persone stanno pagando una sala prove per poter provare, si sono sbattuti, hanno perso tanto tempo per riuscire a suonare bene il pezzo e non lo so, un sacco di cose, mentre tu te ne sei completamente fregato. Quindi questa secondo me è una roba importante, cioè il rispetto è super importante. Se poi non ne hai voglia di studiare le canzoni, allora dillo, non ne ho voglia, trovatevi un altro batterista. Ma anche che se magari non si fa di professione, lo si fa per piacere, se si prende un impegno, bisogna comunque essere seri nelle cose che si fanno. Poi è ovvio che il tutto lo si fa per divertirsi, però alla base deve esserci la serietà. Poi, seconda tipologia di batterista, completamente diversa da quella di prima, quello che sa tutto, quello che ti asciuga l'anima praticamente quando ci hai a che fare. E non per forza solo parlandoti di batteria, ma parlando di sé, quello questa in tutti i musicisti questa cosa in realtà, ma ci sono tanti batteristi che sono così e quindi la band non li vuole questi batteristi, perché è quello che comincia a parlare di sé: io ho fatto quello, io ho fatto quest'altro, io ho suonato lì, io ho suonato davanti, io ho suonato... E magari ti tiene mezz'ora a parlare di sé quando tu invece stai pensando a qualcos'altro perché vorresti essere tutto da un'altra parte. Ecco, se siete batteristi così, occhio, nel senso, parlate di voi, però calma, cioè calma. L'umiltà tante volte, secondo me, è importante. Essere umili, parlare di sé, dire le cose che si sono fatte, primo senza dirle 60 volte, perché tante volte alcuni musicisti dicono una roba che hanno fatto per 1000 volte: io ho fatto quello, io ho fatto quello, io ho fatto. Ditela una volta e poi ce la ricordiamo tutti, tranquilli. Questo non vuol dire che non bisogna parlare, però quando la cosa diventa un po' troppo pesante, quando la persona diventa un po' troppo pesante, allora la band dice: forse anche se suona bene, chiamo un altro, perché io con questa persona ci devo stare magari, non lo so, 100 giorni l'anno, perché abbiamo un sacco di date e non ce la posso fare, quindi chiamo volentieri un altro batterista. Poi un altro batterista da evitare, o comunque un batterista che è un po' antipatico ogni tanto, ammettiamo che è un po' antipatico, è quello che io chiamo il terribozio, cioè quel batterista che
monta tutto quello che ha. Tutto quello che ha in casa lui lo monta, perché deve far vedere che c'è la batteria grande. E allora ci può stare, ma fino a un certo punto. Nel senso, per prima cosa, se vai a fare un genere o se vai a suonare con una band dove non ti serve montare tutta quella roba, dove non ti serve montare due casse, quattro tom, 63 timpani, perché li monti? Solo per far vedere che li hai e poi non li usi? Per prima cosa è uno spreco di fatica pazzesco, ma quello non c'è problema, poi ognuno se ha voglia di far fatica la faccia, quello non c'è problema. Ma per seconda cosa, e dipende dove vai a suonare, se tu vai a suonare in un palco 60x42 metri, allora puoi anche portare la batteria che vuoi, tanto te la monti tu, te la smonti tu. Sarà un casino per il fonico che ti dovrà montare la batteria, perché magari non avrà tutta l'attrezzatura che eccetera eccetera, però magari gliel'hai chiesta, l'hai messa nella scheda tecnica, non lo so, quindi quello non è un problema. Però il fatto è che se tu vai a suonare in un localino e ti ostini a portare la tua batteria enorme, la band poi come fa a starci? Cioè magari hai un palco piccolo, tu vuoi montare la tua batteria da 1000 pezzi, ti ostini a montarla, gli altri della band non ci stanno e magari neanche la usi tutta, però vuoi far vedere che hai la batteria grande. È una cavolata, raga. Se fate così, dopo 3 meno un concerto la band ti dirà grazie mille, ma lui monta meno roba, ci stiamo tutti sul palco, diciamo, a stare tutti più tranquilli, e quindi prendiamo lui al posto di te. E hanno ragione. Poi con questo non voglio dire che le batterie grosse non debbano mai essere utilizzate. Quando si ha la necessità, quando bisogna utilizzare una batteria grossa perché si ha bisogno di un certo numero di suoni, allora quello è perfetto. Ad esempio, io ho fatto l'esempio di Terry Bozzio perché mi viene in mente lui se pensa a una batteria grande. Però Terry Bozzio ha una batteria enorme, ma la usa tutta, perché lui usa tutte le cose che ha, perché gli servono, perché per come suona, per lo spettacolo che fa quando va a suonare, gli serve tutta la batteria, quindi quello ci sta perfettamente. Io dico solo quando hai tutta la batteria di Terry Bozzio, ma poi suoni cassa, rullante e Charleston e basta. Numero 4, il batteriologo, cioè quello che parla sempre di batteria, sempre e solo di batteria. Allora, se sei in una band, passerai tanto tempo insieme, quindi va bene parlare di batteria, però per prima cosa probabilmente sarai l'unico batterista della band, quindi probabilmente interesserà solo a te la questione batteria, poi magari no, magari no. Seconda cosa, se passi tanto tempo insieme e parli sempre solo di batteria, pensi sempre solo alla batteria, dopo un po' diventi pesante, ma anche se avessi un batterista davanti a parlare solo di batteria diventeresti pesante. Calma, come vi dicevo prima di quello che parla sempre, parlate di batteria, va bene, chiedete delle cose oppure dite delle cose eccetera eccetera eccetera, ma non deve essere l'unico argomento sempre così, perché se no la band si rompe le scatole. Ma non solo la band, questo secondo me in generale, quando ti trovi anche con un batterista, ok, ovviamente con un batterista si può parlare di batteria e ci sta benissimo, però se poi si parla sempre solo di batteria eccetera 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 eccetera, magari quel batterista ti dice sì, vabbè, parliamo anche di qualcosa altro. Quindi questo per dire non parla solo di batteria, o comunque dipende da chi ti trovi davanti. Non assalite la gente parlando solo di batteria, perché a voi fa piacere parlare di batteria. Ultimo batterista di cui vi voglio parlare è il figo. Questo ovviamente probabilmente ve lo stavate già aspettando dall'inizio del video. Sotto il palco, sul palco, mentre suona, suona mille cose, sempre deve far vedere che è il più bravo di tutti, e quindi quello lì probabilmente sarà il batterista che farà 3 date con la band e poi uscirà, perché non... Raga, calmatevi. Quante volte vi ho detto di calmarvi oggi? Però se siete dei batteristi a cui piace far vedere le cose che fate, suonate da soli, perché tanto alla musica non darete niente. O comunque magari ci sono dei generi dove è perfetto quello che andate a fare, dove sono dei generi improntati sulla batteria, sulla tecnica, sulla velocità, sulle cose difficili eccetera eccetera. Però non è sempre così, dipende dal genere che andate a fare. Quindi se vi chiama una band pop, dovete stare su quel genere lì. Questo in generale, dovete sempre suonare e confrontarvi col genere che state andando a suonare, e non suonare per forza solo come volete voi. Suonate per la musica, lo dico praticamente in tutti i video ormai, di suonare per la musica, però è la cosa importante, suonate per
fare sì che la musica funzioni, non per fare sì che la batteria esca di più degli altri strumenti. Quindi la mia top 5 di batteristi brutti, di batteristi antipatici, non lo so, di musicisti che non vanno tanto bene in una band, è finita qua. Spero vi sia piaciuta. Mi raccomando, scrivetemi altre tipologie di musicisti o di batteristi che vi stanno antipatici, che non sopportate, che non vorreste mai avere in una band. Mi raccomando, scrivetemelo qui sotto. Se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di mettere un mi piace. Direi che possiamo finirla qua. Ve l'ho già detto di iscrivervi. No, non ve l'ho detto di iscrivervi al canale. Iscrivetevi al canale. Qualcuno di voi non è ancora iscritto al canale. Io lo so, quindi cliccate su questo pulsante iscriviti, sulla campanella anche volendo. Andate a vedere tutti i miei social, trovate tutto qui sotto, e la finisco qui veramente. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.